The presence of the river was so important for the founding of the city of Rome that it was thought it was the sound Rumon, that is, flow, that gave the city its name. It is not without good reason that the gods and men chose this place to build the city. A convenient river for transporting goods from overseas. A place close to the sea, but not exposed to foreign fleets. The four-sided monument, known as the Arch of Janus, was the only entrance to the city from the river. And the crossroads between the entrance to the Imperial Forums and the Boarium Forum. It was here that the temples of Hercules and Portunus were built, as well as the goddess Fortuna, the shrines of the great altar of unconquered Hercules, sanctioning the holiness of this place. Stiamo restituendo il Foro Boario con un grande progetto di restauro, un luogo forse per un po' di tempo abbandonato, ma che oggi con i restauri del Tempio Rotondo, del Tempio Rettangolare e dell'Arco restituirà il luogo più antico, quello delle leggende della fondazione di Roma, l'arrivo dei gemelli con la cesta sul Tevere. Quindi un luogo fantastico al centro della vita dei Romani, che attraversando l'arco quadrifronte potranno entrare nel Palatino, nel versante augusteo. Thank you.
nostro restauro ha interessato la metà del prospetto ovest dell'Arco di Giano, questo alle mie spalle, che è il prospetto principale dell'arco, quello che dà su Piazza Bocca della Verità. Ed è partito dallo studio della storia del monumento e quindi tutte le vicende conservative che esso ha subito, nell'analisi dei materiali costitutivi con i quali è stato costruito, nell'analisi delle forme di degrado presenti sulla superficie ed infine sulla messa a punto della metodologia che poi dovrà essere adottata su questo che può essere definito un cantiere pilota, cioè un cantiere nel quale sono stati sperimentati anche dei nuovi materiali presenti sul mercato, metodologia che poi si spera possa essere riutilizzata per il restauro dell'intero monumento. Il degrado sulla superficie del marmo è principalmente dovuto all'azione congiunta dell'inquinamento atmosferico e dell'acqua piovana, che innesca una serie di reazioni di tipo chimico, fisico e biologico e quindi crea le varie forme di degrado che poi noi abbiamo studiato e osservato sulla superficie. La principale è quella della crescita della vegetazione superiore in tutte quelle che sono le lacune, le fenditure e anche nelle linee di giunzione tra i vari blocchi. Poi troviamo nelle patine, queste sono sia di colore brunastro e sono soprattutto di origine biologica, che invece più scure, le incrostazioni nere, che invece sono di origine chimiche. Troviamo in molte parti una decoesione del marmo e questo è dovuta all'azione dell'acqua piovana. Troviamo molti sollevamenti a scaglie del marmo stesso ed infine all'interno delle nicchie troviamo anche le cosiddette patine a ossalato di calcio che si sono create dalla trasformazione di sostanze proteiche in ossalato di calcio. Queste sostanze proteiche possono essere dovute o a dei trattamenti conservativi molto antichi a cui è stato sottoposto l'arco oppure anche a sostanze proteiche presenti nell'atmosfera e che poi si sono depositate sulla superficie e poi si sono trasformate in ossalati. Come dicevo, la metodologia è consistita principalmente nel consolidamento di tutte le parti che si presentavano decoesionate e poi subito dopo nella pulitura, innanzitutto la rimozione di tutta la vegetazione superiore che abbiamo detto era molto presente sulla superficie dell'arco e poi la pulitura dalle varie patine. Per quelle di origine biologica sono stati fatti dei trattamenti biocida mediante un prodotto specifico in grado di estinguere i cianobatteri presenti tramite degli impacchi di cleans di cotone a più riprese, completate poi da una rimozione meccanica con delle spazzole morbide. Mentre per le incrostazioni scure di origine chimica abbiamo scelto un prodotto di nuova generazione come supportante ad un sale di ammonio che è un gel non tossico a base di un'alga marina, esente da materiale di sintesi e quindi ecosostenibile di nuova generazione e che non necessita di molta acqua per la sua asportazione. E questo noi l'abbiamo considerato un grosso vantaggio perché avendo subito purtroppo molti danni l'arco dalla presenza che abbiamo detto dell'acqua, ritenevamo di non utilizzarla in eccesso per il nostro intervento di pulitura. Le stuccature hanno riguardato la chiusura di tutte le lacune, di tutte le fissure, di tutte le fenditure presenti sull'arco, ma anche in parte alla ricostruzione di quelli che erano i volumi originari dell'arco e che ormai sono andati perduti. Quindi l'operazione di stuccatura ha un ruolo sicuramente conservativo perché limita l'ingresso, ancora una volta, dell'acqua e dei depositi atmosferici all'interno della struttura dell'arco, ma ha anche una funzione estetica in quanto aiuta nell'altura del monumento. Queste stuccature sono state realizzate con delle calci idrauliche idrate e utilizzando delle cariche che fossero del tutto simili o che in qualche modo suggerissero il colore che ormai ha assunto il marmo nel corso dei secoli. L'operazione infine che ha concluso il nostro intervento è stata l'applicazione di un protettivo idrorepellente già testato e utilizzato in altri monumenti come il Tempio di Portunus qui al Foro Boario.
Il contributo di Arte Lab al restauro dell'Arco di Giano, della parte sud-ovest, il pilastro, si può, diciamo, sintetizzare in tre fasi. La prima, fatta insieme ai restauratori, ha riguardato lo studio delle patine di origine biologica, che sono le forme di alterazione che interessavano gran parte dei marmi, e quindi sono state fatte delle indagini per la caratterizzazione e individuazione delle patine, che sono risultate composte essenzialmente da cianobatteri endolitici capaci di scavare all'interno dei cristalli e all'interno dei marmi, creandosi proprio l'habitat dove vivere. Dopo l'esame macroscopico sono stati prelevati dei campioni e questi campioni in laboratorio sono stati esaminati al microscopio e spesso allestiti in sezione lucida stratigrafica o sottile stratigrafica, in maniera da evidenziare i rapporti tra il substrato lapideo e gli strati di alterazione, spesso numerosi e sovrapposti. Quindi questo è stato utile poi per predisporre il progetto di pulitura e anche la selettività della pulitura stessa. La terza fase ha riguardato invece, una volta terminata la pulitura, lo studio delle caratteristiche litologiche di tutti i blocchi in maniera sistematica, tenendo conto anche delle alterazioni sia strutturali, quindi le fratture, e considerando anche l'influenza delle caratteristiche intrinseche delle rocce, dei marmi, come la cistosità, la fogliazione, cioè delle zone di debolezza preferenziale, l'interferenza di queste caratteristiche rispetto al carico, e quindi anche di valutare se i blocchi erano stati utilizzati correttamente, con le linee di debolezza perpendicolari al carico, oppure al contrario con le linee di debolezza parallele al carico, ciò che ha favorito in molti casi il crearsi di scagliature e fratture. E questa fase qui di caratterizzazione litologica è stata poi sintetizzata in una mappa litologica di tutti i blocchi, dove è stato possibile definire tre tipi di materiali identificati su base autoptica. Uno nettamente prevalente è quello che viene definito marmo proconnesio, che veniva estratto nell'isola di Marmara, attuale Turchia. L'altro è il marmo lunense, estratto nel bacino di Carrara. Una terza tipologia, che costituisce due o tre blocchi, poteva essere sia compatibile col marmo proconnesio oppure con una tipologia di marmo estratto nell'isola di Tassos o altri marmi a granamide grossolana. Lo studio del monumento si è concentrato essenzialmente su una prima analisi storica per capire le varie vicissitudini che avevano interessato l'edificio, e quindi una mappatura completa, blocco per blocco, di tutto il materiale lapideo esterno che riveste il corpo dell'arco. Questo ha permesso di restituire il danneggiamento di tutti gli elementi strutturali, di mappare il quadro fessurativo e di andare ad individuare punto per punto gli elementi di crisi strutturali dell'edificio. Infatti l'Arco di Giano è un monumento che si presenta solido, forte, estremamente robusto, ma andando a indagare i singoli elementi e andando nel dettaglio si vede che ci sono degli elementi di sofferenza puntuale. L'elemento estremamente interessante emerso nel corso degli studi strutturali è che questi blocchi lapidei erano a tutti i livelli interconnessi, sia a livello orizzontale sia a livello verticale, attraverso dei perni metallici. Identicamente seguivano la stessa tecnica i romani per incolonnare i rocchi delle colonne. La presenza di questi elementi metallici, essendo di gran valore soprattutto dopo la caduta dell'impero romano, ha fatto sì che nel corso dei secoli venissero depredati completamente nella parte inferiore del monumento tutti i perni che erano esistenti. E similmente a come vediamo oggi nei grandi buchi che troviamo nel Colosseo, anche nell'Arco di Giano troviamo una grande quantità di vuoti, e quindi dei vuoti strutturali che hanno ridotto le superfici di contatto tra i blocchi. In terzo luogo, e questo è un elemento ancora più delicato, abbiamo notato, proprio perché
all'interno della stessa costruzione c'erano dei perni metallici anche a livello della volta a botte che collegavano tutti i blocchi. Questi perni, avendo più di due secoli ed essendo disposti negli ultimi 20 cm dello spessore del blocco, sono stati oggetto di una corrosione espansiva, per cui il metallo, dilatando, sebbene fosse stato conglobato da una colatura di piombo, ha creato dei fenomeni locali di espulsione del blocco nella parte esterna. Per questo motivo si è subito intervenuto con un intervento di urgenza, andando innanzitutto a rimuovere le porzioni di blocco lapideo in imminente pericolo di caduta. Si è quindi proceduto facendo una grossa pulizia con diserbo e stuccatura delle lacune più gravi per evitare l'ulteriore danneggiamento dei blocchi ed infine la presenza di quei blocchi che rischiavano l'imminente caduta ma che non era il caso di asportare immediatamente. Questa configurazione strutturale è stata bloccata attraverso l'utilizzo di piattine di piombo e di ottone aventi lo scopo di ricostruire almeno in parte il contrasto esistente tra i blocchi lapidei. La seconda fase dell'intervento prevederà appunto la messa in sicurezza completa e la puntuale ricollocazione dei blocchi lapidei rimossi e il fissaggio dei blocchi esistenti. Il primo elemento che è venuto immediatamente in risalto è stata l'individuazione in copertura di una serie numerosa di lesioni con degli andamenti specifici che mettevano in risalto la totale mancanza di giunti tecnici di dilatazione dell'intera superficie di copertura. Questa superficie omogenea, spessa anche nell'ordine di 20-25 cm, è una massa totalmente esposta al sole e al freddo che subisce, anche se poco, delle dilatazioni termiche e non avendo avuto in fase di realizzazione dei giunti di movimento si sono venute a realizzare queste spaccature in parte nella zona centrale e parallele alle facce, in parte lungo le diagonali della copertura, quindi sulle linee di spluvio. Queste spaccature hanno fatto sì che con il tempo molte infiltrazioni passassero anche gli strati di impermeabilizzazione realizzati al di sotto di questa, tant'è che abbiamo verificato che in facciata, proprio all'attaccatura del coronamento, ci fossero su tutti e quattro i prospetti delle enormi fuoriuscite di acqua. Fuoriuscite di acqua che si sono riscontrate anche molto al di sotto della struttura di coronamento, il che significa che l'impermeabilizzazione sottostante ha nel tempo perso la sua capacità e quindi ha creato delle infiltrazioni anche all'interno del monumento. Per cui l'intervento immediato che è stato fatto è stato quello di realizzare un allargamento di tutte quante queste lesioni in copertura, non solo a livello perimetrale e intermedio, ma anche lungo tutte le linee di spluvio. Il giunto tecnico in copertura è stato realizzato andando ad allargare la lesione esistente. All'interno della lesione, dopo l'aspirazione delle polveri dovute ai residui di lavorazione, è stata passata un primer con presenza di resine acriliche capaci di fissare la superficie. Successivamente è stata stesa all'interno della lesione un cordolo di schiuma poliuretanica espansa estrusa che ha il compito di assorbire le dilatazioni, quindi fa sostanzialmente da ammortizzatore del movimento. Questo cordolo è stato poi annegato all'interno della lesione con una guaina liquida
bituminosa che viene solitamente utilizzata per la chiusura delle strutture in cemento armato laddove ci sono anche sostanze chimiche presenti. L'intervento ha sicuramente diminuito del 95% le infiltrazioni all'interno, diciamo, della calotta di protezione, andando a proteggere quindi quei danni relativi allo scorrimento interno delle acque e all'ossidazione dei perni in ferro. La nomination avuta dal War Monument Fund ci ha consentito un primo step di studio integrale della situazione dell'arco. Stiamo aspettando un finanziamento globale per l'Arco di Giano. Abbiamo oggi numeri, quantità e previsioni di spesa, ma anche un progetto esecutivo dei laboratori di tante professionalità, tante materie, dalle strutturali alla conservazione delle superfici, a una manutenzione che non potrà mai essere ignorata se vogliamo conservare l'esito positivo dei lavori di restauro e presentare a Roma dei monumenti sani e protetti proprio anche per l'effetto nocivo dell'inquinamento. Il piano di recupero del Foro Boario in realtà si lega a un evento che è quello anche della riapertura a Roma di un centro per le arti sperimentali di Alda Fendi, quindi in attesa di un finanziamento che ci consenta con un tempo rapido di poter esaurire il restauro del Tempio e unirlo al Tempio di Ercole, al Tempio di Portuno, oggi ultimati, e restituire ancora al Foro Boario una nuova vita, soprattutto reinserirlo nel circuito di visita della città di Roma, unendolo anche al fascino del vicino Tevere. The rediscovery of this area and of its legends, the restoration of the four-sided arch and the temples of the Velabro is not just a matter of restoring an ancient crossroad. It is also the threshold to cross in order to rediscover and preserve our historical memories. Il contributo di Arte Lab.